Ci troviamo sulla diga costruita nel 1949 per lo sfruttamento del torrente Turrite Secca per alimentare la centrale idroelettrica, motivo per cui il piccolo borgo di Isola Santa venne sommerso nella parte bassa, mentre la parte alta venne preservata ma rimase abitata per poco tempo. Parliamo del 1200. Il cartello della chiesa di San Jacopo, a tutt'oggi sconsacrata, tratteggia l'origine del borgo di Isola Santa risalente a quell'epoca. Alla chiesa era annesso un piccolo ospedale, tappa di sosta per i viandanti che transitavano dalla Garfagnana alla Versilia e viceversa attraverso questo percorso impervio e faticoso, per cui una stazione di accoglienza in questo punto era opportuna per i pellegrini, forse meno per la piccola comunità che per l'isolamento geografico viveva in povertà. Il borgo si sviluppa intorno alla chiesa e dall'ospedale. Il campanile venne in alzo dai fondamenti, come si legge sull'epigrafe alla base, nel 1899 dalla comunità di Isola Santa e non manca il riconoscimento al lavoro degli Scarpellini. Il miglioramento della viabilità verso la fine del secolo XIX, l'isolamento si interrompe e il destino del borgo sembra accendersi, ma non dura a lungo. All'orizzonte si profila, verso la metà del Novecento, la costruzione della diga, come già detto, che sanziona definitivamente la fine del borgo, che viene abbandonato sia perché la parte bassa viene sommersa e sia perché negli anni successivi la variazione idrogeologica della zona crea problemi di stabilità alle case della parte alta. Il borgo viene abbandonato, il borgo muore. Isola Santa era diventato un paese fantasma. Alla fine anche il più scettico non avrebbe rischiato scommettendo sulla seconda vita del borgo. Ma quello che si vagheggia sempre visitando i relitta loca è il recupero dei luoghi abbandonati ed il rispetto per la loro storia. Ad Isola Santa questo è successo. Negli anni 2000 comincia a prendere luce un piano di recupero storico-ambientale voluto dal comune di Careggio e dalla regione toscana, per cui il borgo abbandonato diventa un albergo diffuso che rinasce e si ripopola nella stagione turistica. Ed eccoci qua a camminare sull'acciottolato della stradella. Le immagini sono molto eloquenti. Il borgo è mirabile, con le case in pietra ed il lago circondato dai boschi di castagno. Complice anche il silenzio che regna sovrano in questo momento ed è rotto solo dal fluire dell'acqua e dai refoli di vento. Il recupero ha proiettato il paesino in un'altra dimensione e noi ci complimentiamo con tutti quelli che hanno reso possibile questa trasformazione nel rispetto della storia del borgo.